fatto di civiltà anche. Senti questa, me, di grande civiltà. Senti questa roba qui. Paolo Berlusconi che dice a una giornalista, non si sente benissimo, però che credo che sia donna, se mi dai il tuo numero te lo dico. Numero uno sempre il signor Paolo Berlusconi, senti. Qualcuno ha parlato di Papaforum farmacologico, è una cavolata? Grazie, dottore. Grazie, grazie, bravi. Grazie, bravi. Grazie, bravi. Grazie, bravi. Come il fratello? Se mi dai il tuo numero te lo dico. Beh, e qualcuno lì ha detto come il fratello. Come il fratello. Qualcuno lì a un certo punto. Il traffico, c'hanno tutti il navigatore, non serve un cazzo il traffico. Strade in diretta. Ben ritrovati, chiusa l'Autosole tra bivio per la A58 e Fidenza verso Bologna per un incidente tra due mezzi pesanti all'interno del tratto chiuso, oltre 10 km di coda fino a Piacenza. Code inoltre sono segnalate tra Milano San Donato e la tangenziale esterna di Milano, dove il traffico viene deviato sulla A4, poi sull'Auto Brennero in direzione Bologna. Forti ripercussioni sulla A21 Torino-Piacenza in entrambi i sensi di marcia nei pressi dell'innesto con la 1. Chi è in viaggio verso Bologna viene deviato obbligatoriamente in A58 tangenziale esterna di Milano. Per i curiosi si segnalano incolonnamenti verso Milano tra la 15 e Fiorenzuola, sempre sulla 1 code per incidente proseguendo tra Modena Sud e Valsamoggia un chilometro verso Napoli. Sulla 1 direttissima verso Bologna circa 10 km di coda a causa di un incidente tra Badia e la variante di Valico, 4 km di coda sull'autobrennero per incidente tra Verona Nord e Nogarole Rocca verso Modena. Sulla 4 Torino-Trieste code per incidente tra Rovato e Castegnato verso Trieste e per curiosi in direzione opposta tra Brescia Ovest e Ospitaletto. Proseguendo si registrano code nel tratto compreso tra Peschiera e Verona Est, sempre verso Trieste. Sulla 7 Milano-Genova code per due incidenti verso Genova, 7 km tra Gropello, Cairoli e Casei Gerola, code tra Busalla e la 12, a causa di un veicolo in avaria un chilometro di coda è segnalato. Sulla 14 Adriatica, verso Taranto, tra Pedaso e Grottamare. Queste le segnalazioni di rilievo. Tutti i disagi provocati da lavori e dal traffico sono a disposizione sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Da Radio Traffic per ora è tutto. Strade in diretta tornerà intorno alle 20:45. La Zanzara. Allora, segnalo che il signore che ha fatto la borsa ha preso la borsa, scusa, il traffico. Signore che ha fatto il traffico ha preso il traffico come una trasmissione radiofonica per segnalarci che nei giorni di Pasqua c'è traffico, cosa che sapevamo anche prima del suo intervento. È fondamentale perché la gente è per strada. Sappiamo benissimo e la gente per la A58 e la gente, no, non mi rompete il cazzo, e la gente usa il cazzo di telefonino. Ma non è vero. Google Maps o altre cose. Certamente non ascolta la radio per il traffico. Un minuto, aspetta, giù un attimo. Un minuto e 43 per dirci che a Pasqua c'è traffico, porca la gran troia. A Pasqua certo che c'è traffico, giovedì, venerdì, giorni caldissimi, lo sappiamo. Prendi il cellulare del cazzo, vai su tutte le applicazioni possibili immaginabili, se accendi la radio sei comunque in ritardo, deve essere distrutto il traffico, eliminato, porca la gran troia. No, ma perché vuoi distruggere? No, non me ne frega niente, lavoro no. Ma che ne so io, che me ne frega, no. Competenze, ma una roba pazzesca sei. Un minuto e 43 per dice che c'è traffico a Pasqua, una cosa da pazzi. No, ho calcolato, a un certo punto io mi sono voltato e ancora c'era quelli che diceva no, questi curiosi qui, la A51, la A50, la A40, quelli che stanno in macchina adesso col traffico prendono il telefono, porca la gran troia, lo volete capire o no che bisogna eliminarlo? Dico qui ai dirigenti, lo dico ai capi redattori, ai graduati, fatelo fuori questo traffico, eliminatelo. Poi chi se lo vuole tenere se lo tenga, non mi fate perdere la voce. A un certo punto ho calcolato un minuto e 43, alla fine ho preso certo, un minuto e 43. Una mappatura dell'Italia del traffico, ma la mappatura te la mettono Voglio avere la mappatura del buco completa del culo. Perché sono in macchina, voglio sapere magari dove uscire, capito? A un certo punto. Guardi un'altra cosa, ti assicuro che non guardi la macchina. Non nessuna app, specie chi ha una certa età, non ha le app come te, non è ricco come te, non ci sono miliardari come te. La gente ascolta la radio e vuole sapere anche questo. Io metterei anche le previsioni del tempo, ad esempio. Spatarino contro Parenzo.